Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra carriera allenatore con il Bari. E ragazzi, vi ricordo come sempre che se volete che io giochi più partite possibili dovete lasciare 100 like ogni partita. Quindi a 100 like sbloccate una partita giocata da me. Quindi non dimenticatelo. Allora, ci avviciniamo al mercato di gennaio ragazzi, come sapete. Allora, ci sta il Genoa in campionato, poi ci sta di nuovo il Genoa in Coppa Italia, li lasciate perdere quei minuti che sono a caso, e poi abbiamo l'Udinese, il Napoli, il Sassuolo e di nuovo il Napoli, quindi abbastanza toste queste partite. Non so quale giocherò, ma ora mi regolo un pochettino. Allora, simuliamoci questa con il Genoa, questa è dura, cioè fuori casa... A Genova, anzi bella tosta, però vantaggio Zanellato. Speriamo di tenerlo questo vantaggio perché sarebbe abbastanza importante anche non subire gol magari, però comunque ecco, subito rossettini. Comunque il Genoa è pericoloso ragazzi, lo sapete. Anche Dolberg si è comprato il Genoa, è interessante, arriva il vantaggio di Sinclair. Mannaggia la miseria, finisce 2-1. Vabbè, sapevamo che era un campo abbastanza difficile ragazzi. Ecco, è pure squalificato Martigno, perfetto, dovete assolutamente lasciare i like per giocare le partite, non dimenticatelo. Allora, Henderson io lo sostituirei con o Dumbia, oppure, fatemi pensare un po', io ci piazzo Berardi perché è vicino al 70 alla fine, quindi secondo me può crescere veramente, veramente tanto. Vediamo qualcuno che sale. No, però prende una Agi e anche Berardi, quindi direi abbastanza bene. Poi vediamo, abbiamo ora il Genoa, vabbè, non ci interessa minimamente la Coppa Italia, rischio di perdere un giocatore. Ok, Martigno, dobbiamo rinnovargli il contratto, dopo lo faccio. In Coppa Italia non ci interessa perché l'obiettivo lo abbiamo già raggiunto e questo lo simulo, lo skippo proprio velocissimo ragazzi. Vinciamo 2-0, quindi andiamo anche avanti, interessante però adesso, occhio. Allora, ora ci sta il Chievo, conferenza stampa, ok, squalifica scontata, perfetto. Quindi avanziamo, vediamo. No, la Turchia non la voglio allenare, ripeto, sempre con tutto il rispetto per queste nazionali, però non mi va. Ok, col Chievo ce la possiamo simulare ed è lì, occhio ragazzi che il Chievo è lì. Questa la dobbiamo assolutamente vincere, siamo anche in casa. Ok, ha una buona squadra il Chievo, Meggiorini, Birsa, Pucciarelli, non è... Ma perché non sto zitto? Vantaggio Pucciarelli, ragazzi. No, questa la dovete pareggiare, eh. Bastien, 3-0 secco, non ci credo. Qua rischiamo, ragazzi. Siamo in zona retrocessione adesso, maledizione. No, ragazzi, dovete lasciare i like assolutamente perché queste partite vanno giocate. Non possiamo permetterci questi errori. Piu diventa un 70 e Krešić un 71, quindi... Va benissimo, pure Carradossi sta crescendo bene. Allora, vediamo. Avanziamo qua, praticamente siamo nel mercato di gennaio, si può dire. Allora, vediamo. Ecco qui, siamo nel mercato di gennaio, stoppiamo. È interessante questo episodio, ragazzi. Sta diventando veramente interessantissimo. Quindi qui aggiungiamoci. Fatemi pensare un po', no, madonna, ma sì, perché non me lo... Vabbè, Agi già l'abbiamo messo, è vicinissimo a crescere. Io metterei proprio Zanellato, dico la verità. Lo metterei più nella difesa perché lo vedo un po' più difensivo. Quindi vediamo, sali, Agi e sali. Sale sia Capradossi che Agi. Tutti e due, no, uno è un 70 e uno è un 69. Meno male, questa squadra sta crescendo, ragazzi. Mi fa molto molto piacere. Quante email. Rapporto mensile squadra primavera. Ok, sono sempre questi qui. Perfetto, poi infortunio in allenamento Ivan, vabbè, 3 giorni. Ragazzi, sono arrivati 9 acquisti, non dimentichiamolo. Sono arrivati Hakimi, Scalera, vabbè, è stato prestato. È arrivato Teglio, Giuseppe Guidi è andato in prestito, anche Berardi. Oddio, però dobbiamo prendere un portiere allora, non si sa mai. Va bene, informazioni importanti sul mercato, offerta ritirata, perfetto. Allora ragazzi, io direi, stesso in live con voi, di togliere queste email perché possono darci un po' fastidio. Ok, questi qui vogliono andare via. Se mi arrivano le offerte, li do via, altrimenti me li tengo. Allora, andiamo a sistemare un po' il nostro 4-2-3-1 stretto. Allora, è arrivato Teglio, che io me lo piazzo titolare.
Ok, Zanellato. Zanellato sicuramente giocherà, cioè non lo metto in dubbio, però mi serve ora subito prestanza fisica anche Hakimi. Hakimi, raga, subito qui, assolutamente, l'ho preso apposta perché deve fare il titolare e non si discute. Agi è diventato un bel 70, lo utilizzerò. Dispiace un po' non usare Kozak, però vabbè, ora ce lo portiamo in panchina. Meno male, sono arrivati buoni innesti, ragazzi, cioè sia Teglio che Hakimi fondamentali, ve lo posso assicurare. Ora dobbiamo vedere anche un portiere, siamo nel mercato, quindi allora, però non abbiamo soldi. Non abbiamo proprio soldi, anzi siamo addirittura sotto come budget stipendi, quindi dobbiamo prima vendere per poter operare qualcosa. Quindi vediamo, allora no, ho offerto un precontratto per Rafael Martigno. Vabbè, ma ragazzi, rinnovare a Martigno vuole troppi soldi, ho già visto, e non è il caso sinceramente. Conferenza stampa, dubbi qui, dubbi su tutti i miei giocatori, mannaggia. Fatti vedere qui, ok, vabbè, ora me li vedo io con calma, va bene. Rajcevic, ok, questi qui sono tutte cose che mi sistemo io con calma, ragazzi. Non è facile, ragazzi, fare mercato praticamente con zero soldi, budget trasferimenti e sotto con gli ingaggi. Però per fortuna ci siamo mossi con i prestiti e quindi sicuramente possiamo farci mercato tranquillamente. Vabbè, sapete che io nel mercato di gennaio simulo le partite perché non posso essere interessato dalle partite, ma devo concentrarmi nel mercato, questo lo sapete, solo che non abbiamo soldi, quindi vabbè, dobbiamo un po' adattarci. Però ve l'ho detto, vi ripeto per l'ennesima volta nei vari episodi, questo qui è un episodio, cioè una stagione di transizione, dobbiamo solo pensare a salvarci e basta. Allora, vediamo fuori casa con l'Udinese cosa riusciamo a fare. Madonna, ragazzi, qua già un pareggio sarebbe oro, perché vedete lì c'hanno Rieder, Matos, Lasagna, Q2, ecco, siamo pure sotto. Pareggia Lombardi perché arriva l'espulsione di Berami, che magari può darci una mano. Magari riuscire a fare il 2-1. No, 2-1 Udinese. Giocano pure in 10, ragazzi. Abbiamo perso. Non ci posso credere, giocavano in 10 e siamo anche stati capaci di perdere. Vabbè, siamo ancora lì a lottare con la Cremonese e magari anche il Chievo. Cassani non si è accordato e Martigno purtroppo va via, ragazzi. In scadenza, poi andrà via. Anzi, fatemi stoppare che devo fare gli allenamenti. Vuole in prestito Krešić il Cagliari per un anno? Sinceramente io ti direi di no, perché è un giocatore che utilizzo e non mi sembra il caso. Quindi togliamo qui conferenza stampa. Ok, allora facciamoci un attimo gli allenamenti. Vabbè, il Napoli, ok, ciao. Cioè, tutte partite che è impossibile che riusciamo a vincere con la squadra attuale. Però vabbè, non si sa mai, un miracolo in questa mia carriera. Però vabbè, non ci aspettiamo più di tanto. Spero che almeno la Cremonese non vinca, neanche il Chievo, neanche il Sassuolo in teoria. Quindi vediamo. Allora, offerta ritirata, conferenza stampa non ci interessa. Perfetto, allora vediamo. Madonna mia, speriamo che almeno contro il Napoli, che là c'hanno i fenomeni, Insigne, Milik, Kayon, Diawara, Amsic. Madonna santa, ragazzi, ce ne tirano parecchia. Ecco, subito Amsic. Non ci ripongo molta fiducia, ragazzi, in questa partita. Callejon 2-0, vabbè, 2-0 e via. Purtroppo va così. Abbiamo gli ottavi con la Juventus. Vabbè, pure se dovessi giocarla, ragazzi, non avrebbe senso, perché comunque la Juventus troppo forte. Però noi ci stiamo preparando per la prossima stagione, ricordatevelo che è veramente fondamentale. Allora, arriva la Juventus, il Chelsea si vuole comprare Berardi. Vabbè, giochiamo con la squadra titolare, ma simulo subito, ragazzi, schippo subito perché la perdiamo. Ecco, 2-0, ma era normalissimo, cioè non è che mi aspettavo di andare avanti, già è tanto dove siamo arrivati. Conferenza stampa togliamo anche questa. Allora, vediamo la classifica. E la Cremonese, allora, secondo me col Sassuolo non perdiamo, cioè ve lo dico. Quindi vediamo. Allora, avanziamo. Io ve l'ho detto, a gennaio, ragazzi, non le gioco le partite, quindi non mi venite a dire nei commenti cose. 2 milioni e 3, ragazzi, il Verona per Piu. Sapete che vi dico? Ok, io l'ho comprato, ci faccio una plusvalenza incredibile. Io mi accetto l'offerta, ragazzi. 2 milioni e 3 per Piu, che ora non sto più utilizzando. Secondo me è tanta roba, così magari possiamo avere un po' di budget per comprare qualcosina. Allora, ma siamo ospiti però
con il Sassuolo, mannaggia, quando sei ospite non è facile, ragazzi. Piazza mi sbaglia il rigore, non ci credo, eravamo già in vantaggio e poi ci punisce Bruno Cesar, cioè è normale, perché tu sbagli il rigore e poi ti puniscono, ma è normalissimo questo. Ah, maledizione, vabbè, non importa. Berardi, raddoppio, 3-0, madò, raga, super crisi. Vediamo, però per fortuna la Cremonese è ancora lì, quindi occhio, abbiamo ancora 88 di overall, attenzione, non me l'aspettavo, pensavo andasse un po' più in caduta, però va bene così. Allora, Capradossi e Agi prendono una buona A, dai, pure Piu e Kresic, anche se Piu probabilmente lo diamo via, vediamo che succede, è l'email che aspettiamo, penso ci sia. Piu è saltato, non sono riusciti a trovare un accordo. Oh, ma non ce n'è uno che trova un accordo? Vabbè, ma sì, ma Kresic non lo volevo dare, ho fatto pure rifiuta. Cioè, perché mi vengono a chiedere ancora spiegazioni? Vabbè, di nuovo il Napoli. Ma, vabbè, cioè, di nuovo il Napoli. Offerta ritirata. Madonna, fai che la Cremonese non vince, ragazzi. Fai che la Cremonese non vince. E spero perda anche la Cremonese, perché noi col Napoli, in casa del Napoli, la perdiamo. Guardate, 2-0 secco. Ma è normalissimo, non abbiamo ancora la squadra necessaria. La Cremonese è ancora lì, ragazzi. Ce la giocheremo con la Cremonese fino alla fine, ne sono sicuro. Quindi, ragazzi, lasciate i like perché sono importanti per giocare, mi raccomando. Capradossi è lì vicino a 70. E la cosa mi rassicura. Poi ufficio. Ok, si è stoppata la trattativa con Cassani. Ci avviciniamo, ragazzi, alle ultime ore di mercato, ma vi ripeto, io non ho soldi, quindi non ci posso fare granché. Vabbè, non importa. Concludiamolo, però, non si sa mai, qualche trattativa in extremis. Per Bani 2 milioni e 2, ancora il Verona. Vale però 3 milioni. Trattiamo, ragazzi. Qua bisogna trattare. Non lo vorrei dare, Bani, perché comunque è una mia scoperta. Però provo a chiedere 3 milioni. Cioè, vediamo se me li danno. Che, cioè, 3 milioni farebbero molto molto comodo, sinceramente. Vediamo. La nostra ultima offerta, mi dispiace, 2 milioni e 2. Almeno 2,5 me li dovete dare, se proprio voglio dare via Bani. Cioè, se no, no. Non mi sembra il caso. Avanza offerta, vediamo. Ok, 2 milioni e mezzo per loro va bene. Ora, vediamo se si accordano, però. Perché questo è il rischio, in pratica, nel nostro mercato, che non si accordano. Vediamo. È arrivata adesso l'email, partita spostata. Madonna, ma perché non arrivano subito le risposte? Ci fanno solo perdere tempo. Vediamo se arriva adesso. Oddio, ma Guerra al Milan mi era sembrato di vedere. Oh, vabbè. Ma stop trattativa. Oh, ma nessuno accetta, ragazzi. E non so che farci. Masi 1,2 milioni. Ok, va bene. Perché non lo uso, Masi, all'Empoli puoi andare. Ma tanto non si accorda. Cioè, già lo so. Giusto per non stare sotto con gli ingaggi. Non per altro. Vediamo. Lo Schalke si è comprato Ciro Immobile, ecco perché non giocava più alla Lazio. Vabbè, l'anno prossimo provo a prendere io Immobile, non so come, ma ci provo. Ma qui Masi non va, ragazzi. Stop trattativa, vabbè, ma c'è qualcosa che non va. Ho pochi giocatori in rosa, perché non è possibile che rifiutano tutti quanti. Cioè, tutti i miei giocatori rifiutano, forse ho pochi giocatori in rosa, fatemi vedere. No, cioè, potrebbero andare via, ma... Cose strane di FIFA, ragazzi. Non è possibile che non mi accettano nulla. Ma veramente nulla. Vabbè. Addirittura, ragazzi, è arrivata un'offerta di prestito per Petriccione. Ma io rifiuto, ragazzi, perché comunque Petriccione lo utilizzo più di qualche volta, quindi non mi sembra il caso. Ultima ora di mercato. No, ultime due ore di mercato. Vabbè, ora non succederà più niente. Intanto l'Inter ha venduto Icardi al Real Madrid. Vabbè, le cose strane. Allora, vediamoci queste ultime email. Vediamo, tanto nel mercato l'avevamo fatto prima, alla fine. Ok, questi li vedo dopo. Infortuni in allenamento, Calabresi. A posto. Salvatore Delia. Ora mi è arrivata l'offerta. Vabbè, Delia lo potrei dare al Novara. Se accetta, ma tanto non accetta. Ormai sappiamo come funziona. Rajcevic, 2 milioni e 100. Ti prego, Rajcevic. Per 2 milioni e 100 faccio al Verona. Ti prego, ti prego. Allora, qua togliamo. Madonna mia, ma perché non accettano mai? Avanziamo un po' prima dell'Udinese, così vediamo se accettano. Madonna, sono veramente curioso. Dai, simuliamoci questa qui che è in casa con l'Udinese. Dove sono io? Ok, un punto c'è in più la Cremonese. Ragazzi, svegliamoci, dobbiamo vincere contro l'Udinese. Dai, è subito lasagna dopo 2 minuti, raga. Ma, cioè, difesa bruttissima. E pareggiamola, forza. Forza, ragazzi, bravo Lombardi. Ora dobbiamo andare anche a vincerlo.
dai ragazzi, voglio un bel gol di Cherry che non segna mai, cioè veramente manco con le mani, è infortunio Piazza, non ci credo, è entrato Agi. Ivan 2-1, dai ragazzi, sì, importantissimo, 2-1, va bene, abbiamo superato la Cremonese. Mamma mia, la salvezza qui è durissima in questo primo anno. No, 2 mesi, infortunio Piazza, non ci credo, non ci voleva ragazzi. Facciamo un attimo gli allenamenti, ma non ci voleva assolutamente, mannaggia la miseria. Allora, vediamo qui se sale qualcuno. 3A addirittura. Dai, Agi è vicinissimo, mi sa che mo giocherà Agi, ragazzi, perché senza Piazza, madonna che brutto colpo senza Piazza. Deve assolutamente giocare Agi lì. Dov'è? Che a Dima secondo me può fare anche il COC, anche se forse qua. Ah no, sì, lo può fare, perfetto. Quindi Piazza lo togliamo, ci mettiamo il nostro Rajevic. Non si accordano ste società di merda. No, perché... Mannaggia a me che ho fatto nulla. Allora, mettiamo qui Agi al posto di Piazza, abbiamo detto Rajevic. Ok, salviamo. Perfetto. Quindi è in addirittura d'arrivo anche questo episodio, ragazzi, dove abbiamo fatto solo mercato in pratica. Allora, vediamo. Sempre la Polonia, conferenza stampa. Ok, facciamo, motiviamo i nostri giocatori. Ok, allora vediamo un po' come siamo messi a calendario però. Abbiamo 2 punti di vantaggio sulla Cremonese, ok, però, allora, ufficio, qua sempre sotto, mannaggia, calendario, allora, vabbè, prossimo episodio vediamo queste altre 5 partite, non manca proprio tantissimo, vabbè, però, dobbiamo vedere un po', quindi ragazzi io direi che qua dovete lasciare almeno 200 mi piace, una bella iscrizione al canale, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!